E bella a tutti ragazzi, sono Gilbe e oggi parleremo purtroppo, e dico purtroppo o per fortuna, di un argomento un po' più serio perché oggi vi parlerò di come ho fatto a scoprire chi mi dislike bottava e oggi vi parlerò anche di chi è stato. Allora, raga, parto dal presupposto che per chi non lo sapesse è un mese e mezzo barra due. Io sono dislike bottato costantemente. Appena esce il video, io ricevo, mi sembra, 13-14 dislike con account della stessa persona, perché li ricevo sempre nello stesso momento. Non è che sono un dislike un minuto, poi ne passano 10-15, ne arriva un altro. No. Ed è per quello che avevo capito che non fossero appunto 20 persone diverse a mettermi dislike, ma solo una persona. Premetto che ora sono riuscito a risolverlo, quindi se volete andare a vedere gli altri video, i video vecchi, non sono più dislike bottati perché prima avevo 20 dislike a video, adesso ne ho 5, 6, 7, 8, 9, ma ci stanno perché alla fine se guardate faccio più o meno 100 like, quindi una persona su 10 a cui non piace il video ci sta, ci sta. A questo punto però ho detto, ma regà, chi è che può essere a dislike bottarmi? Perché ho pensato. I dislike mi arrivavano sempre, dico sempre, appena uscivo al video, quindi ho detto deve essere per forza un iscritto, perché per mettermi dislike, appena esce il video, deve arrivarti il video tra le iscrizioni, poi metti dislike. E se uno, se quello che mi mette dislike non fosse stato il mio iscritto, non avrebbe potuto, perché non è che sta sempre lì a guardare quando carico i video, non è sempre lì su YouTube, quindi per forza deve essere iscritto. Allora, dopo un mesetto e mezzo, cioè, capito? Dopo un mesetto e mezzo, tipo 4-5 giorni fa, accendo il PC, vado nell'Analytics, ovvero le statistiche che posso vedere solo io nei miei video, guardo e vado a vedere mi piace e non mi piace. Ho detto, ma chi è che mi mette non mi piace? Ho guardato, erano tipo nell'ultimo mese di non iscritti, avevo 250 dislike di non iscritti. Quindi ho detto, stai a vedere che è un iscritto che però mi mette dislike con tutti gli altri account, quindi vuol dire che mi avrebbe messo dislike con quell'account suo e poi mi switchava gli account e metteva dislike con gli altri, quindi non era iscritto con gli altri account. Quindi ho detto ok, va bene. Allora, per curiosità ho detto, vabbè, guardo le statistiche, ho guardato, ho detto, vabbè, invece di vedere iscritto o non iscritto, qua io ce l'ho qua a sinistra, mi sono guardato l'area geografica da dove arrivavano i dislike. Guardo, io adesso forse se riesco vi metto anche le immagini nei video. Guardo. Negli ultimi 2 mesi avevo 196 dislike da Malta. Da Malta, regà. Allora ho pensato, ho detto, ma chi è che potrebbe essere di Malta? Che comunque a cui io sto sui coglioni. E l'unica persona, regà, che conosco di Malta è Stechi. È Stechi. L'unica persona che conosco di Malta, che guarda i miei video, che sono sicuro che guarda i miei video. E quindi ho pensato, ho detto, ma cazzo, ma regà, non può essere lui, minchia, ha fatto pure il video con me. Anche se io lo sospettavo un po', però ho detto vabbè, non penso sia lui. Allora ho detto, io sapevo che Stechi fosse iscritto al mio canale. Ho detto, per forza è iscritto al mio canale perché lo vedo tra le iscrizioni, vedo che c'è lui tra le iscrizioni mie. Quindi per forza è iscritto al mio canale. Ho detto, vabbè, allora vado a vedere il numero di iscrizioni che ho da Malta. E ce n'era una. Quindi, regà, è per forza lui essere iscritto al mio canale. Non è che può essere un maltese random. Perché per mettermi dislike bisognava essere iscritti, perché se no non avresti messi subito. Allora mi è venuto il dubbio e ho detto, ma non è che magari è il fratello? Perché io so che Stecchi ha un fratello. Solo che poi ho detto, se c'è solo un account iscritto è impossibile. Vuol dire che se c'è solo un account iscritto, vuol dire che è Stecchi, vuol dire che o ci sono due casi, o Stecchi metteva i dislike lui, quindi era lui a mettere i dislike. Oppure, come poi mi ha detto lui, come Stechi, perché io poi ho litigato con Stechi, perché l'ho sgamato in pieno, lui mi ha detto che era suo fratello a metterli, ma siccome lui, cioè se come dice lui, ovvero che me li metteva suo fratello, lui per forza, e dico per forza, sapeva che suo fratello mi metteva i dislike, per forza, perché se ho solo un'iscrizione da Malta, che è lui, e Stechi sono sicuro, vuol dire che era Stecchi a dire a suo fratello di mettere dislike, per forza. Quindi ho detto, allora vabbè, avevo progettato il video che avete visto, l'ultimo video, l'avevo già progettato, avevo detto, guardate, per provare a incastrarlo ho detto ci faccio un video e guardo quanti dislike riceve quel video lì. Se
Solo che ho detto, magari è furbo e dislike botta pure quello. Allora, sapete cosa ho detto? Ho pensato, ho detto, ma ragazzi, basta solo che io nel gruppo WhatsApp dove c'è anche lui, basta che io gli scriva e gli dica, guarda, sai che spero che questo video non venga dislike bottato perché sennò faresti pure brutta figura tu. Allora lui, sapete cosa ha fatto? L'ha dislike bottato, ma di meno. Invece che 15 account, l'ha fatto con 6 account o 7, non ricordo. Che è la prova tangibile e che oggettiva che è stato lui. Perché nel caso in cui c'erano due casi, o poteva like bottarmi, e sarebbe stato anche possibile perché nel video io ho detto, vabbè, prova a chiedere tanti like per vedere se magari me lo like botta per fare altri video con lui. Perché io avevo detto, a 130 like facciamo un video di nuovo assieme. Quindi ho detto o me lo like botta o me lo dislike botta ma di meno. O non me lo like, non me lo dislike botta per nulla. Però essendo lui più o meno penso intelligente ha detto me lo dislike botto per non dare, cioè per far capire comunque che è stato che hai ricevuto dislike, ma l'ha fatto sembrare come una cosa normale. Quindi regà è palesemente lui. Ma la cosa che mi dà fastidio è che non ha dislike bottato me solo, ma ha dislike bottato anche il mio clan, Hieroz. E penso anche altri clan, adesso stiamo facendo la ricerca, io sto parlando con tutti i capi clan, sto cercando di vedere quanti dislike da Malta ricevono. Perché la cosa, raga, mi fa incazzare. Perché non solo sfrutti le persone, perché è lui che mi aveva chiesto di fare il video, ma fa lo stesso, ok? Io comunque sono una brava persona, cioè, tranquillo, non mi faccio problemi a fare video con altre persone. Sia che abbiano più iscritti, sia meno. Ma non è quello, la cosa che mi dà fastidio è che uno non ha ammesso di essere stato lui dopo che l'ho sgamato in pieno e dopo queste prove qua che vi sto dicendo è impossibile che non sia lui perché lo sa per forza. Ma ora vi aggiungo una cosa, un paio di video fa, adesso non ricordo che video fosse, comunque se riesco ve lo cerco e ve lo faccio vedere adesso. Comunque ricevetti un commento che io bloccai in alto di Simona Privitiera che in pratica mi insultava, mi diceva questo qua ti sembra un clips and face and funny moments. E indovinate chi è Simona Privitiera? Stranamente la mamma di Steki. Poi io non so. Io non so. Allora ho detto, come gliel'ho detto pure a Steki, e lui mi fa, sì, ma era mio fratello. Allora a questo punto io gli ho detto, ma forse tu non ti ricordi, ma io quel commento lì avevo fatto lo screen, l'avevo mandato sul gruppo per pigliarlo per il, cioè per pigliare per il culo quella che aveva lasciato quel commento lì perché non aveva senso. Ho fatto lo screen del commento, l'avevo messo sul gruppo WhatsApp dove c'era anche lui. Lui l'aveva visualizzato e non aveva detto niente, pur sapendo che Simona Privitiera fosse sua madre. È come se io vedessi il nome di mia madre in un commento in un altro video e non, cioè, non dicessi nulla. Quindi è palesemente o il responsabile, cioè è proprio il responsabile lui di aver messo il dislike, o è suo fratello sotto comando di Steki. Stop, non c'è alcun'altra soluzione all'enigma, perché puttana bastarda, sono stato una settimana lì a indagare. Puttana, mi sono sentito Conan, Detective Conan. Quindi ditemi quello che cazzo volete, ma un infame così non lo voglio nel clan, quindi è stato kickato e blacklistato. E ora lo farò blacklistare da tutti i clan, perché è una faccia di merda così, io non la voglio nella community italiana. E poi ci lamentiamo che la community italiana faccia schifo. Bene, se ci abbiamo soggetti così, bella un botto.